Oh, oggi siamo a Marina di Pisaos per vedere come si fa a fare il vero spaghettino sull'arsella. Pescato direttamente coi piedi in dogli sfocialarno, diciamo, a Marina di Pisa, proprio diciamo in dogli arria, proprio tutta la merda e la merda, l'arsella diciamo trova il nutrimento e la gonfia, gli è più buona, gli è più saporita, gli dà qui contro sapore, diciamo, ma vedete che queste erbette di Tirrenia gli danno diciamo il segreto, gli è il segreto, stanno una sega di buono, ragazzi. A Migliarino una volta ci provò un osso, ma lo sciuponno, fece un trogolaio, che vuol mettere l'arsella e osso dell'arno con quelle di Sirchio, queste le pigliano di tacco, osso. Ma vediamo un po' il procedimento. Oh, eccoci qui, vedete che spettacolarità, osso. Mi raccomando, in dove c'è l'acqua più sudicia, c'è quelle più buone, quelle più saporite, perché l'arsella, diciamo, è la cozza della mongola uguale, la va a filtrare, diciamo, il sudicio, ma il lercio, capito? E gli dà quel saporino al piatto e fa anche bene, perché ti dà la vitamina, ti dà, diciamo, gli antibatteri, gli anticorpi. Andiamone a rimestagnene, perché sennò la s'attacca, l'arsella la s'attacca, diciamo, ai tegame. Vedete, ho le mani lerce, sudice, si va a mettere, diciamo, il pizzicante, che gli fa buono, gli leva, diciamo, batteri, gli ammazza batteri. Vedete, che spettacolo, rosso, che spettacolarità, rosso, e la maiala, e tomà. Ah, questi vanno a godere ora, rosso, te lo dico io, guarda là, che spettacolo, rosso. Attento con questi piedi, tutti porti via un pedone, rosso, tutti sbrani. Via, 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 andiamo a rimestagnene, forza, forza, c'è da mangiarne. Ma lasciamo questi ragazzi a godere, osso, e andiamo adesso a parlare di famoso fungo porcino marino di Tirrenia. Ma sì, ma tutto questo nella prossima puntata.